Salve a tutti, quest'oggi vorrei parlarvi dall'entrata dell'oracolo di Delfi. Purtroppo per impegni mi trovo semplicemente in una strada statale delle Marche. Perché avrei voluto trovarmi all'entrata dell'oracolo di Delfi? Perché sull'entrata dell'oracolo di Delfi sta scritto, in greco ovviamente, non ve lo dico in greco perché la mia pronuncia sarebbe pessima, conosci te stesso, quello che i latini traducevano con nosce te ipsum, usando la pronuncia classica. Questo per il pensiero greco, sia laico, diciamo, filosofico che religioso, era uno dei progetti fondamentali, la base di tutta la conoscenza, perché non c'è conoscenza se prima non si conosce se stessi, che è la cosa più importante, che poi è il modo, quando ci si conosce se stessi, per poter conoscere gli altri, ma fondamentale, propedeutico, come si dice, è conoscere appunto se stessi. Ovviamente conoscere se stessi è un territorio vastissimo, complicatissimo, quindi non si finisce mai di conoscersi a pieno, perché è un punto, un regno enorme di cui noi dovremmo battere tutte le strade, ma non è possibile. Certo, a questa difficoltà se ne aggiunge una, secondo me, però più subdola, che è la difficoltà appunto di conoscerci bene, conoscerci, perché vale per tutti, perché intervengono nel momento in cui noi analizziamo la nostra identità una serie di meccanismi diciamo di difesa dell'io, come richiama la psicologia, che possono distorcere, distogliere, inibire, fermare, portare a un falso giudizio per quello che riguarda appunto noi stessi, cioè il giudizio che noi abbiamo su noi stessi tende a essere con difficoltà obiettivo. Per motivazioni di difesa, ci sono dei lati del nostro carattere che noi preferiremmo non avere e quindi magari preferiamo non vedere. Ora, perché queste due piccole premesse sull'oracolo di Delfi, di conoscere se stessi e sul fatto che è difficile conoscersi saltando appunto certi meccanismi che ci proteggono dalla nostra stessa. Perché vorrei introdurre una questione sul conoscere se stessi delle migliaia che potremmo contare, cioè quella dell'umiltà. Molte persone si dicono umili, però alla nostra vista non sembrano umili affatto, magari non lo sono per davvero. Altre persone magari si riconoscono un po' arroganti, o lo sono, e magari non lo sono. Allora il problema è come capire se una persona è umile oppure no, anche noi stessi. Ci vuole una prova del 9, perché appunto l'autocertificazione in tema psicologico, secondo me, ha poco valore. Ci vuole la prova del 9. Io come prova suggerisco questa cosa: per vedere se una persona è umile, voi stessi o altre persone, dovete semplicemente sottoporla alle critiche di persone che stima. Fate la prova con voi stessi. Prendete una persona il cui giudizio stimate molto, quindi non una persona che pensate non capisca nulla, perché le sue critiche per voi saranno di valore minimo. Una persona che stimate molto e aspettate di esserne criticati. Se proprio non vi critica molto, criticatela, provocatela. Vedete quali reazioni avete, però in maniera seria, non deve essere un gioco, perché se è un gioco la vostra psiche può sempre rigirare la cosa facendovi pensare che in fondo non è così importante, non è così seria questa critica. La critica vi deve arrivare in maniera seria da una persona che voi stimate. Qual è la prova del 9? Vedere che emozioni, senza inibizioni, senza problemi, quali emozioni questa cosa vi procura. Un certo fastidio, secondo me, è normale e sano. Se non provate fastidio, secondo me, il gioco non sta funzionando. Il punto è quanto è grande questo fastidio. Oltre un certo limite, secondo me, dobbiamo riconoscere di essere abbastanza permalosi. Se picchiamo la persona che ci critica, siamo troppo permalosi, e così via. Non vi do una scala, basta un po' di buon senso, lo capite da soli, secondo me. Il discorso è fare questo gioco, tra virgolette, fare questa prova. Perché secondo me è importante capire se si è umili oppure no? E quindi conoscersi, non dico cambiare, non sto parlando di un discorso di cambiare il proprio carattere adesso, questo è un discorso che può fare chi vuol fare, nel momento in cui lo vuol fare, eccetera. Io sto cercando di dire, secondo me, che è importante capirsi. Perché è importante? Perché se facciamo un paragone militare, qual è il generale che ha buone possibilità di vincere la guerra? Quello che conosce bene il suo esercito. Certo devi avere un esercito, certo devi avere delle qualità superiori, però se non le sai usare, o le usi male, sprechi grandissime risorse e puoi perdere la guerra anche con un esercito buono. Allora io dico, una persona che è in gamba ma che non conosce se stessa rischia di fare comunque dei gravi errori nella vita e magari sprecare delle risorse o delle possibilità che potrebbe invece, delle situazioni difficili che potrebbe invece vincere anche facilmente se fosse
fosse onesto con se stesso e avesse il coraggio di guardarsi in faccia. Quindi secondo me il conoscere se stessi è una questione di positività, di una forza in più che ci si dà, e quindi è una cosa utile. Poi può essere utile anche nei rapporti con gli altri, ovviamente. Però secondo me, prima appunto, qui non parlo di cambiare carattere, parlo di conoscerlo. Cambiare è una cosa che viene dopo e bisogna vedere quanto uno è interessato a farlo, perché senza un interesse personale i cambiamenti non possono avvenire. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, è una splendida giornata, fine estate, il tempo è un po' coperto. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito e alla prossima.